Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mister serie SCP, oggi parleremo dell'SCP-388 chiamato anche il FISB finale. Cassa dell'oggetto Euclid. di questo SCP non è disponibile la foto. Poi due specie di contenimento: scp 188 deve essere tenuto in una cassaforte sigillata in una stanza con almeno due sguardie armate, cui ordini sono di rifiutare l'accesso a chiunque sprovvisto e di necessaria realizzazione. A questo scopo è consentito l'uso di forza letale, a meno che non sia sotto sperimentazione. SCP-188 deve rimanere al di fuori dell'influenza di qualsiasi altro SCP. Che dimostra proprietà capaci di alterare le leggi fisiche o che attinge la sua energia a fonti sconosciute. Descrizione: SCP-188 in un frisbee ripiegabile di nylon, del tipo generalmente distribuito gratuitamente come materiale promozionale. In questo caso con il logo della cooperazione la opzione abbronzante: Banana Boat. SCP-188 si è messa immune al danneggiamento. Durante la fase di testing è stato in grado di sostenere spari di fucili di grosso calibro, immessi in bagni altamente acidi e temperature sostenute di 3500 ⁇ C. In tutti i casi esso ritornerà senza danni alla sua forma originale. La cristallografia a Raciz rivela che la struttura molecolare di SCP-388 è in nalon completamente normale, supportata da un anello di metallo pensato essere alluminio. SCP-388 fu scoperto dopo che alcuni testimoni in un servizio telegiornalistico nella città di dichiararono che una linea elettrica era stata abbattuta da un UFO. Alcuni agenti sotto copertura nel personale di mantenimento condussero delle investigazioni e verificarono che il palo di calcestruzzo era stato tagliato di netto senza segni di attrezzatura usata, facendo scattare lo status di investigazione completa. Registrazioni satellitari ottenute dal Morad, NORAD e dal non rivelarono anormalità come dati cancellati, tipicamente associati con dati cancellati. L'investigazione era quasi giunta al termine quando degli agenti, dicendosi reporter, intervistarono la famiglia. Già intervistata nell'articolo in giornalistico, e il loro figlio disse che l'intero incidente fu provocato da un frisbee. Inizialmente, in modo scettico, furono non di meno presi seri impegni per verificare questa dichiarazione. Una confermazione iniziale fatta il Un'intera settimana di ricerche via elicottero sulla vicina città di Ennumerose Recuperi di Filsby non Anomali, da diversi tetti, ottenne infine le risultati sfortunatamente. L'agente fu fatalmente smembrato da SCP-238 quando l'agente lanciò l'oggetto dal tetto. Sotto il falso rimpiazzo della fossa biologica, scp 188 fu rimportato alla luce dal punto in cui si era fermato 5.5 metri sotto il giardino e messo in contenimento con cautela. Quando scp 188 viene lanciato da un umano, sembra viaggiare come un normale frisbee farebbe per una distanza approssimativa di 3 metri. Dopo questa distanza, scp 188 comincia immediatamente a brillare di una potente luce e accelera fino a che la sua velocità raggiunge approssimativamente i metri. A secondo, SCB 188 procederà allora a passare attraverso tutta la materia del suo percorso senza considerare la consistenza, consistenza fino a che infine tornerà in uno stato di riposo. La teoria correntemente adottata sostiene che l'oggetto perde velocità vista la frizione fra le sue superfici al di sopra e al di sotto e il peso del materiale che preme su di esso quando passa attraverso gli oggetti. Il SCP 388 non differenzia fra la normale materia e i soggetti dei test assegnati a prenderlo al volo. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima!